Bene, siamo qui per parlare un attimo del Motor Show e del mercato dell'auto in generale. Innanzitutto, come si è arrivati dal punto di vista delle case a questo nuovo salone di Bologna che è arrivato non senza polemiche riguardo agli aiuti e all'organizzazione, alle possibilità che gli sono state offerte? Diciamo che per tutto il mondo dell'auto il 2012 è stato un anno, è ancora, che non è finito, un anno molto duro, un mercato dei livelli record, e naturalmente tutto questo ha un peso su tutte le aziende che agiscono su questo mercato, sia le aziende della distribuzione, i concessionari, sia le case. E naturalmente ha un impatto sul fatturato, ha un impatto anche sulla la pressione che questa situazione genera sul fronte dei costi, delle spese. Quindi in questo quadro ogni azienda deve fare la sua parte e deve gestirsi per resistere alla crisi. Uno di questi aspetti è la riduzione dei costi, delle spese, e noi, particolarmente le case, abbiamo una parte importante di spesa a livello delle spese di marketing, dove ci sono tutte le spese di pubblicità, tipo le operazioni tipo saloni, eccetera. In questo quadro, naturalmente, man mano che andava avanti l'anno, che peggiorava la situazione del mercato, le case hanno dovuto fare delle scelte, come deve fare ogni impresa in questa situazione qua. Quindi fare risparmi laddove si possono, essere molto attenti agli investimenti e essere sicuri di avere un buon ritorno su ogni euro investito. Ecco, e il Motor Show non ha potuto scappare a questo approccio qua, quindi certe case ci sono al Motor Show di Bologna, come al solito direi, con investimenti tradizionali. Alcune case ci sono con un ridimensionamento della loro presenza, alcune case non hanno potuto essere presenti per questo discorso di priorizzazione degli investimenti. Bene, quindi ha portato a questo livello di Motor Show, che io ritengo rimane un Motor Show forte e di qualità. E ecco, questa è la situazione. Non è una particolare focalizzazione delle case sul tema del Motor Show, è solo un approccio globale di grande attenzione agli investimenti e di marketing in particolare. Dopodiché il Motor Show c'è, dobbiamo augurarci di continuare ad avere la capacità in Italia di avere un Motor Show. Siamo un paese di auto, di passione per l'auto, di automobilisti, e il Motor Show è una vetrina, è un'espressione di questa passione, di questo supporto al business, e quindi dobbiamo augurarci di queste capacità per il futuro, e sicuramente tutti gli attori del settore dobbiamo essere sicuri di lavorare insieme per garantire questa permanenza di queste capacità, avere un Motor Show in Italia. Lei pensa che forse la concomitanza del Motor Show con altri grandi saloni, mi viene in mente l'anno scorso, se non sbaglio, le date del Motor Show coincisero con il Salone di Tokyo e quest'anno siamo sul finale del Salone di Los Angeles, potrebbero aver creato dei problemi alle case che a quel punto, dovendo scegliere, hanno preferito palcoscenici considerati più prestigiosi? Globalmente direi di no, perché le case che operano così a livello mondiale sono abituate a poter gestire eventi in diverse parti del mondo, sono squadre diverse, sono operazioni diverse, budget diverso, quindi non vedo generalmente un problema a questo livello qua. Sicuramente c'è una riflessione da parte di tutti questi costruttori che agiscono a livello mondiale, dovuto a questa crescita del mercato dell'auto su diversi continenti o subcontinenti, che oggi hanno il loro proprio Motor Show e con grande interesse, con una passione, ma almeno a livello di quello che viviamo in Europa. E sicuramente anche lì entra la discussione di dire: bene, se come casa devo farlo, investire in termini di immagine, di presenza sui diversi Motor Show, non si può più ragionare soltanto a livello di, come tradizionalmente, Europa più Nord America più Giappone, come era un po' storicamente il caso, però si deve ragionare veramente a livello di 5 continenti, tenendo conto del Sud America, dell'Asia, della Cina, dell'India, della Russia, della Turchia, e questo è più complicato. Ecco, però attenzione, questo è un approccio generale, però di nuovo ogni casa ha le sue priorità, che possono essere variabili al secondo dell'anno in particolare. Generalmente noi
gestiamo dei budget annuali, quindi una verità di una scelta di un anno può essere diversa l'anno successivo. Ecco, però no, non penso che la corrispondenza delle tempistiche tra diversi saloni sia il fattore numero uno del problema, no. Parlando più in generale della situazione economica, per esempio Marchionne a più riprese si è lamentato di una certa mancanza di aiuti da parte del governo nei confronti delle case automobilistiche. Lei cosa ne pensa? Pensa che il governo dovrebbe mettere più mano alla situazione e modificare delle cose, oppure è semplicemente la situazione, sono le case che si devono tirare fuori? Guardi, questo è l'ultimo punto, è verissimo. Tocca a ognuno di portare il suo contributo al mercato. Largamente il mercato lo facciamo noi con i clienti, quindi tocca alle case a portare innovazione, creare interesse per chi ha la possibilità e fa la scelta di rinnovare la propria macchina. Questo è sicuro, questo non può farlo il governo. Però siamo un settore che ha bisogno di almeno di stabilità economica, se non di crescita, almeno di stabilità, e ha bisogno di un certo livello di fiducia. C'è una parte non razionale nell'acquisizione di una macchina, nel rinnovo di una macchina, ci vuole un po' di passione, un po' di spinta che fa decidere qualcuno a comprare la macchina oggi piuttosto che tra 6 mesi o tra 2 anni. Ecco, e lì naturalmente che il governo ha un ruolo, non solo in Italia, in generale, per creare le condizioni di questa economia, questa stabilità dell'economia e di questo fattore di fiducia. Ora vediamo che è tutto il contrario, da quando abbiamo il governo tecnico del momento, sicuramente è stato fatto un lavoro chiaramente ammirato da tutti, tutto il mondo, sul fronte del risanamento dei conti del paese e della riorganizzazione delle strutture dell'Italia. Però ci manca ancora il lato rilancio o sviluppo dell'economia. Lì siamo entrati in recessione pesante, non siamo gli unici in Europa, però noi ci siamo anche, questo è un primo fattore negativo sul quale tutti noi in Italia aspettiamo un segnale del governo per dire come si può rilanciare l'economia, partendo di quali settori, e l'auto potrebbe essere uno dei 3-4 settori chiave in questo quadro qua. Però bisogna dirlo, si sono anche prese delle misure controproducenti, come sapete, tra le accise sui carburanti, tassi sulle assicurazioni, superbollo, nuovo IPT, IVA, aggiuntiva, alla fine erano ben 2,5 miliardi di euro di introito fiscale che dovevano venire nel 2012 del settore dell'auto. Peccato che non è funzionato per niente così, visto tutta questa pressione fiscale aggiunta al fatto che l'economia che entra in recessione, mancanza di fiducia, fa che il mercato è crollato ancora di più di un 20% rispetto all'anno scorso. Quindi non soltanto i famosi 2 miliardi e mezzo in più non sono entrati, però mancano alla fine dell'anno esattamente lo stesso livello, 2 miliardi e mezzo di tra IVA e tassi aggiunti e tasse diverse in più, perché è sparito ancora una fascia del mercato. Quindi la differenza sono 5 miliardi di euro in meno che non sono arrivati al settore dell'auto, ma questo è ciò che chiamiamo noi una misura, un approccio completamente controproducente. Allora, sì, è vero che almeno chiediamo di fermare un approccio che è distruttivo per il settore e che è penalizzante per i conti dello Stato, questa è una prima cosa. Poi, naturalmente noi in particolare come associazione UNRAE, ma non siamo gli unici, diverse associazioni, chi si interessa al settore dell'auto, hanno portato delle proposte al governo e ai diversi ministeri che si occupano del nostro settore per pensare a proposte costruttive quasi a costo zero per lo Stato, perché questo è anche importante, le casse non sono piene di denaro a regalare l'auto, non è questo che vogliamo, appoggiandosi sul punto numero uno, sulla capacità di innovazione delle case. Tutte le case stanno portando cose interessanti sul fronte delle motorizzazioni più virtuose, chi l'ibrido, chi il metano, chi il GPL, chi l'elettrico. Dobbiamo valorizzare queste innovazioni e aiutare chi vuole rinnovare la macchina a farlo con un certo aiuto. Abbiamo fatte delle proposte molto coerenti che tra le diverse associazioni condividiamo, ma all'80%. Siamo stati ascoltati con grande interesse e penso che le nostre proposte sono state ritenute valide, però
bisogna dire che non è successo nulla, nessuno ci ha portato veramente un intervento chiaro e preciso al supporto di queste proposte e quindi del mercato. Quindi rimaniamo con un atteggiamento neutrale e anche negativo, perché di nuovo per me queste misure di tassazione eccessiva sull'auto sono distruttive per il settore e lo viviamo oggi tutti i giorni, ancora nella fine del 2012 e sarà così nel 2013.